Buongiorno a tutti, siamo in collegamento con uno sfondo, devo dire, fantastico, poi chi è dall'altra parte ci racconterà cos'è, però siamo in collegamento con Farigliano, anzi diciamo che siamo Farigliano ma in una terra un po' di confine, poi lo spiegheremo bene, e con un'azienda che risponde al nome di Anna Maria Bona, che insomma e ci mette il nome, ci mette il volto, ma è ovviamente circondata da una famiglia in primissima linea, in vigna e non solo, in vigna, in cantina, nelle attività commerciali, ed è un'azienda assolutamente dinamica e che in qualche modo è riuscita a risollevare un pezzo di territorio che era a rischio abbandono, che in larga parte è stato abbandonato. Poi questo Anna Maria probabilmente ce lo potrà raccontare, investendo e credendo nell'agricoltura, in questo caso nella viticoltura. Innanzitutto vi saluto, ciao, come state? Ciao, Molto bene. stiamo bene, la giornata magnifica. Infatti sono molto invidioso, devo dire, perché io dietro ho un poster di X-Files, voi invece avete le colline, alcune delle colline più belle di Langa. Io ho già detto troppo, siete voi che dovete parlare, quindi vi lascio subito la parola chiedendovi, ecco, magari ad Anna Maria, di raccontarci un attimino la sua storia, la storia dell'azienda che porta il suo nome, poi sarai tu a presentarci chi hai al tuo fianco, non lo faccio io, e anche perché ci dovrai dire un attimino, oltre alla storia dell'azienda, quali sono i ruoli oggi all'interno della vostra realtà e come vi dividete i lavori. Perfetto. Allora, dunque, io ero Anna Maria Buona insieme a mio marito Franco Schellino. All'incirca 30 anni fa abbiamo deciso di cambiare un po' la nostra vita e i percorsi della nostra vita, e quindi abbiamo lasciato quello che era il nostro allora lavoro e siamo tornati su questa collina che, appunto, come hai detto bene, è nel comune di Farigliano, però siamo a confine con l'Alta Langa, cioè a 1 chilometro da qua c'è il comune di Murazzano, per cui siamo tra i 500 e i 570 metri, proprio dove siamo, dietro questa chiesetta qua che si vede sullo sfondo, è la chiesetta che ci rappresenta, è il vigneto sotto, il vigneto San Bernardo, ed è 570 metri di altitudine. Dunque decidiamo 30 anni fa di tornare in questo posto dove la mia famiglia aveva una manciata di vigne, chiaramente di Dolceto. Questa è la zona tipica dei Dogliani di OCG, allora era Dolceto di Dogliani. Avevamo questi vigneti storici perché appartenevano già a mio nonno, quindi vigneti piantati tra gli anni 30 e gli anni 40, e quindi in quel momento abbiamo deciso, appunto con una scelta piuttosto forte, di lasciare quello che stavamo facendo per tornare qui e rimettere in piedi un po' quello che erano i vigneti. E quello che c'era tantissimo gerbido, perché era una zona che era stata abbandonata negli anni 60 per l'industrializzazione, quindi abitanti ce n'erano più pochi e avevano abbandonato tutte le campagne, quindi vigneti incolti, boschi, rovi, la collina era veramente semi-abbandonata. E dunque, dopo il lavoro, adesso cerco di essere sintetica, comunque 30 anni dopo abbiamo pian pianino, vigneto dopo vigneto, si è costruita l'azienda. E quindi stiamo appoggiandoci a questo primo nucleo di vigneti vecchi di Dolcetto. Lentamente sono stati poi affiancati dei vigneti di Nebbiolo, i vigneti di Barbera, dal 2006 in avanti i vigneti di Riesling e di Nascetta, e poi ci siamo ancora allargati un pochettino, abbiamo acquisito un paio di ettari a Monforte d'Alba, dove nasce il nostro barolo Brico San Pietro, e più recentemente ci siamo spostati un po' più a sud ancora, verso Marsaglia, il comune di Marsaglia. E lì siamo a 620 metri di altitudine per piantare ancora Bianchi, Pinot e Chardonnay per fare poi questa Alta Langa, che
quest'anno è stato il primo anno di produzione del 2019, è stato imbottigliato le prime bottiglie, per cui un percorso, diciamo, lungo, molto articolato e anche complicato, perché comunque, sai, tirare, mettere a posto degli incolti è un dispendio di energie incredibile, perché comunque la pulizia di un incolto, l'apparato radicale, vabbè, tutto il resto... è un po' più mestiere. E poi si fatti nel frattempo, in questi 30 anni sono arrivati Federico e Lorenzo. Federico quest'anno fa 30 anni, Lorenzo ne fa 26. Pian pianino si sono affiancati a noi e adesso sono chiaramente i pilastri dell'azienda. E Federico, che è qui, si occupa soprattutto di, anche lui affianca suo padre nei vigneti. E, sai, nei mesi estivi poi è molto molto più complicato, e poi si occupa un po' di estero e soprattutto di mercati lontani. E poi c'è Lorenzo, che vi presenterò dopo, e poi vi parlerò della nuovo arrivo che abbiamo in azienda quest'anno. Non so se sono stata abbastanza chiara, insomma. Assolutamente chiarissima. Hai lasciato poco spazio a tuo marito Franco, poverino. nel senso che io so che lui è un grande appassionato di vigna, un grande conoscitore anche di vigna, no? Hai ragione, è fondamentale è stato Franco in tutto questo percorso, perché veramente lui ha una grandissima passione per la campagna e per il vigneto, e questa grande, che io dico sempre, questa grande sensibilità di riuscire a capire cos'è meglio fare per le piante, per la salute delle piante e per tutto l'ambiente. Quindi se non fosse stato per Franco non ce l'avremmo fatta sicuramente a fare questo percorso, perché poi lui ha anche quella costanza e quella tenacia che in campagna, nel mondo agricolo, è fondamentale. Cioè il fatto di non abbattersi mai, anche sai, quando hai le avversità che periodicamente arrivano in campagna, e quel piglio di tutti i giorni fare sempre quello che devi fare, a prescindere dal tempo, a prescindere dall'umore, a prescindere da tutto quello che ti circonda. E questo piglio, questa costanza, sono quello che secondo me ci hanno fatto la differenza. Poi proprio anche, sai, quando c'è qualcosa che non funziona, hai qualche difficoltà, Franco è la roccia, Franco è la sicurezza, quella che comunque sai di poter sempre contare su di lui, e quindi veramente pilastro fondamentale, assolutamente. Il quadro che hai fatto è chiarissimo, certo è complicato raccontare 30 anni di storia così intensi in pochi minuti, però sicuramente rappresentate una realtà che ha fatto un percorso di grandissimo valore, di grandissima importanza, non solo e non tanto per voi come famiglia sicuramente, ma anche per il territorio, perché avete davvero risollevato le sorti di un fazzoletto di terra, quello su cui siete insediati, poi certo prendendo anche altri appezzamenti più lontani, però soprattutto a partire dal fazzoletto di terra su cui siete insediati che ha ritrovato vita. E io uso questa piccola parentesi per collegarmi a una seconda domanda che riguarda il tema della vigna. Io devo dire che la prima volta che sono venuto a fare la visita in azienda da voi, Anna Maria mi ha portato a fare una passeggiata in un giorno caldissimo per tutte le vigne. Abbiamo fatto chilometri e chilometri di... no, adesso esagero, chilometri e chilometri no, però abbiamo fatto una lunga passeggiata in tutte le vigne circostanti, e oltre ad aver sudato molto e quindi puoi essere impresentabile nel momento in cui sono arrivato in cantina, però devo dire che è stata una delle visite più belle che ho mai fatto, perché sei riuscita a darmi un quadro davvero completo di cosa avete fatto in tutti questi anni e di cosa volesse dire fare viticoltura lì. Detto questo, quindi la domanda sulla vigna è abbastanza semplice, nel senso che sicuramente 30 anni cominciano a essere tanti, perlomeno in 30 anni di cose se ne fanno e di cose se ne cambiano anche, no? E quindi quello che volevo chiedervi è se
Nella gestione della vigna, in questo lungo percorso, avete cambiato qualcosa? Se ci sono state delle evoluzioni anche nel concepire le metodologie di lavoro? E se per il futuro avete ancora intenzione di modificare qualcosa? Certo, sotto tutta questa considerazione e domanda c'è anche la questione del cambiamento climatico. Esatto. Ti lascio a Federico, che in questi giorni è nelle vigne fino al collo. Beh, innanzitutto ciao a tutti, ma poi abbiamo detto prima, o lei ha spoilerato, comunque sto per far 30 anni, più o meno io sono nato insieme all'azienda, quindi io anche mi sono visto, diciamo, le cose davanti da sempre con una certa naturalezza, e non a caso io sono finito poi alla fine a occuparmi dell'estero, dei viaggi, delle degustazioni in lingua, e delle cose un po' lontane, e invece proprio della vigna, che secondo me sembra quasi un ossimoro, perché comunque anche a livello fisico-mentale, comunque in effetti ci vogliono un paio di giorni da passare da una cosa all'altra, almeno per sentirmi almeno un po' a mio agio. Però, se devo essere onesto, quando torno a casa, il lavoro della vigna è un po' come per certa gente, non so, arrivare a casa da lavoro e stare studiando. È tutt'altro che una fatica, proprio da solo dall'odore della terra che c'è quando che ha piovuto, agli uccellini che cantano, mi sento proprio in un ambiente super confortevole, sebbene il lavoro sia tosto, molto tosto, tanto di più perché ovviamente quando ero ragazzino mi ricordo ancora che mio nonno aveva comunque ancora molte energie, lui è diciamo in quel periodo in cui la chimica forse ha fatto il suo ingresso, in cui non si vedeva forse il demone, in cui in realtà forse proprio bisognerebbe andare a rispecchiare questa natura chimica che è nata, quindi qualche diserbante io mi ricordo l'avevo visto, qualche burrone, e diciamo non ci ho mai fatto caso, da 14enne, 13enne che ero sembrava una cosa naturale, lo facevano tutti in effetti, non era un problema, però effettivamente da allora di strada se ne è fatta, e penso sia forse il cambiamento più grande, perché per il resto l'attenzione per il territorio, per la collina, ce l'abbiamo sempre avuto, nel senso che lo stesso mio nonno mi ha insegnato tutti i boschi qua attorno, diversi funghi da raccogliere, andavamo sempre a tartufi, abbiamo un orto in ogni dove, perché lì è l'esposizione a terra migliore per coltivare certi ortaggi, ogni vigna ha le sue piante da frutto, per essere, diciamo, così, sia accoglienti quando c'è, fa proprio caldo, ti metti quei 10 minuti all'ombra, anche mettiamo la bottiglia da sotto, comunque mangiamo i frutti. Il punto è che, sai, trattare bene la vigna per noi è un po' trattarsi bene, quindi i grossi cambiamenti che dovevamo fare, secondo me, sono già stati fatti anni addietro. Certo è che negli ultimi 10 anni la tecnologia ci sta aiutando tantissimo, e con l'avvento di nuove macchine per il diserbo meccanico, siamo anche riusciti a snellire un po' questi lavori, e da lì poi sono nati progetti, diciamo, esterni alla nostra collina, perché avevamo più energia, più spazio. Ciò non toglie che ci sono andate progetti come questa, che abbiamo avuto un sacco di pioggia in primavera, con l'esplosione del caldo che qualcuno accuserà in città. Io sì che sono rinfrescato dal venticello, ma mi vedo l'erba e i filari crescere 4 dita al giorno. E quello ovviamente mi impone di massimizzare, diciamo, lo sforzo. Però è tutto a mio vantaggio, perché io sono ancora in un'età in cui lo vedo così come un allenamento fisico che mi fa bene. E non vedo per ora la fatica, però è anche vero che almeno sto proteggendo ancora per quanto possibile appunto i miei vigneti dai rovi, perché come diceva lei, come visto, ci sono tutti i boschi attorno, sì, abbiamo i caprioli che intanto fanno qualche incursione a mangiarsi qualche tralcio, ma lì passare un po' di rame ai filari e già vengono, vado dalle terrente, però i rovi devo tagliare il piego di spugliatore, e quello ahimè è un po' più la nota dolente, ma per il resto devo essere onesto, sono già veramente, ma sono sempre stato, ma più vado avanti e più capisco le dinamiche, orgoglioso delle scelte fatte in famiglia, perché sì, è ovvio che sono state fatte per il futuro e non solo per comodità, non per speculazione, sono scelte facili, effettivamente l'avrei fatta io da ragazzino, quando dicevo, perché abbiamo fatto tutto questo mazzo, potevamo anche, insomma, andarsene 2 settimane al mare,
Invece per noi agosto, che potrebbe essere diciamo il periodo dove tutti, che tra l'altro abbiamo già invitato nella storia quasi tutti nella loro casa e ormai non lo fanno più perché cambia la risposta. Devo dire a dare, devo... sono quei periodi che non possiamo scappare e più o meno partono da aprile e vanno fino a novembre. Sì. Ecco, in questo contesto... Voi, come ricordava Anna Maria all'inizio, siete in una zona un pochettino di confine con l'Alta Langa e quindi una zona anche un pochettino più elevata, no? come altitudine rispetto ad altre parti del circostante, insomma, della Langa circostante. Questo rispetto al tema del cambiamento climatico, secondo voi vi favorisce un po' in questo momento il fatto di poter contare su vigne un po' più in quota? Ci sta aiutando tantissimo a livello, penso, soprattutto commerciale, ma anche di onestà intellettuale, nel senso che adesso finalmente, secondo me, si vede proprio la differenza tra un'esposizione e l'altra. Nel senso che noi qua abbiamo, mi accorgo tutte le volte che faccio la degustazione dei vini, noi partendo da un Riesling, arrivando al Nebbiolo da Barolo, ho fatto l'unico esempio, tra l'altro, che non è proprio sulla mia collina, al Nebbiolo che noi facciamo comunque con un anno di affinamento di legno, ti accorgi che c'è un filo rosso, un filo conduttore, che è proprio questa spina acida e questa salinità del terreno. Però devo anche essere onesto, la nostra elevazione ci ha permesso di sperimentare molto di più, per dire, altri varietali, perché qua, come diceva lei, è stato sempre un posto solo di dolcetto, per cui tutte le altre nuove varietà che abbiamo insediato qua sulla collina sono stati un esperimento tutto tondo, dalla viticoltura, che io mi accorgo essere, diciamo, molto più impegnativa, perché a ogni settimana abbiamo una varietà diversa da cui focalizzarci molto velocemente per mantenere una totale qualità del lavoro. E dall'altra parte, invece, appunto, con il risultato della bottiglia mi sono sempre molto rincuorato, perché appunto siamo riusciti a mettere diversi dal Riesling e il Nebbiolo, che il Nebbiolo sta in un posto molto caldo con la terra sabbiosa, invece lui che sta in un posto fresco e, diciamo, per sviluppare una buona acidità ha bisogno anche del suo gesso, diciamo, di terreni molto molto bianchi e anche sassosi, farli coesistere, diciamo, a distanza di 600 metri lineari è stata una bella sfida e una grande vittoria. Ecco, questo sì, diciamo che per noi il cambio climatico per ora è stato un vantaggio, nel senso che a 600 metri, a 550, 20 anni fa, quando abbiamo iniziato, potevi far maturare solo dolcetto, perché matura anticipatamente rispetto... E io ricordo da bambina, quando ero bambina si iniziava a scuola il 1° di ottobre, e capitava spessissimo il 1° di ottobre di iniziare a scuola già con la neve, le prime nevicate, il freddo, quindi... Immaginare di portare a maturazione un Nebbiolo, oppure anche la stessa Barbera faceva fatica ad avere una bella maturazione, no? E oggi invece abbiamo potuto, come diceva giustamente Federico, abbiamo potuto mettere altre varietà, portiamo bene a maturazione tutto, mantenendo quella bella freschezza, giocandoci bene sulle esposizioni, perché se 20 anni fa io non mi sarei mai sognata di piantare un vigneto più esposto a nord, oggi posso sfruttare questa esposizione per fare dei bei vini bianchi, capisci? Anche a questa altitudine posso sfruttare addirittura delle esposizioni meno soleggiate. Per cui oggi queste altitudini qua ci consentono veramente di spaziare su diversi vitigni, di portare a maturazione varietà completamente diverse. Ecco, abbiamo fatto questo giro, insomma, del comparto vigna rispetto alla vostra azienda. Con la prossima domanda invece vorrei entrare un po' più tra le quattro mura della cantina, no? E quindi forse, Anna Maria, vuoi fare un cambio di chi sta al tuo fianco? Io vi saluto. Perché adesso vi presento... Vai, io torno al sole, ci vediamo. Ciao, ciao Federico. Ciao. Allora facciamo un cambio e vi presento Lorenzo, che vabbè, voi della guida li conoscete già, i nostri figli, però Lorenzo.
un po' più giovane, è entrato in azienda recentemente, diciamo da circa 3 anni, e per passione, scelta sua, ha deciso di occuparsi di più della cantina. È molto appassionato di cantina, anche se arriva da scuole, diciamo, diverse, perché lui ha fatto l'alberghiero, quindi è appassionato di cucina e vino, e adesso soprattutto di vino. Infatti me lo ricordo anche come bravo cuoco, devo dire. Al di là... un po' di esperienza. Esatto, al di là di questo aspetto di colore, ecco, parliamo un attimino più di cantina. La domanda che ti faccio, Lorenzo, e che faccio anche chiaramente a Donna Maria, è come definireste, se lo possiamo definire, lo stile di vinificazione che adottate, e se negli anni, anche se tu sei in azienda da poco, però credo che magari la storia, quello che hai alle spalle lo conosci molto bene, se negli anni il vostro approccio alla vinificazione e alla maturazione dei vini in qualche modo ha cambiato, se c'è stato un percorso di evoluzione in questo senso. Sì, diciamo che il percorso si cerca sempre di fare in avanti, e comunque cerchiamo sempre di migliorarci anno per anno, cercando di capire quali sono stati gli errori o quali sono, diciamo, le migliorie da apportare. Come filosofia mi piace sempre dire che io in cantina ho una grossa responsabilità, che è quella di non rovinare ciò che con il sudore e con la fatica si è riuscito ad ottenere in vigna. Quindi si cerca sempre di fare una vinificazione il più pulita possibile, che rappresenti esattamente la vigna. Quindi noi, quando vogliamo apportare le modifiche, qualsiasi esse siano, si cerca di apportarle direttamente in vigna, con le lavorazioni, le diradazioni, che comunque sono manuali sulla pianta. Quindi per me è appunto una preservazione, diciamo, della qualità del prodotto, e cercare di trasportarla dall'uva al bicchiere in modo più diretto possibile. Chiaramente come evoluzioni cerchiamo sempre un pochino di migliorarci, e adesso abbiamo sempre molte idee anche nuove, che come è uscito quest'anno è stata la prima annata in cui abbiamo vinificato dell'Alta Langa, in cui abbiamo vinificato il Pinot Nero. Nero. Pinot Nero anche nero. il Langa Pinot Nero, che esatto. Uscirà tra gli anni. E sono tutte, diciamo, prove che vogliamo fare, che facciamo, con quello spirito di, anche se comunque abbiamo un'azienda già avviata, un sacco di lavoro, per noi è sempre quella curiosità, diciamo, di un bambino che prova e che fa e che ha la soddisfazione alla fine di aver creato una cosa particolare, una cosa nuova, e non ci pesa. Abbiamo l'espressione di un territorio. Sì. Quest'anno eravamo curiosissimi di vinificare Marsaglia, perché era la prima vinificazione che facevamo del vigneto di Marsaglia, per cui eravamo veramente curiosi di capire la differenza. Sono 5 chilometri in buona sostanza tra qui e i vigneti di Marsaglia, c'è una grande diversità di clima, ci sono circa 2-3 gradi in meno. E quindi eravamo curiosissimi di capire cosa ci davano per i vigneti. E quest'anno, insomma, è stata una nuova avventura, sicuramente. No, poi per me è stato bellissimo, appunto, vedere crescere questa nuova creatura in cantina, che poi si è rivelata essere una base spumante, a mio avviso, molto importante. Quindi ci aspettiamo una grandissima Atalanga, chiaramente, a fine. L'Atalanga è la creativa vita di Lorenzo, perché nessuno ci ha messo tanto naso in questa cosa, quindi responsabilità o merito tutto di Lorenzo. Siamo curiosi anche noi, ovviamente, siamo curiosissimi. E, come dicevo nelle battute iniziali, e come si è potuto capire anche da quello che ci avete detto voi in questa prima parte di chiacchierata, siete una realtà molto, molto dinamica, no? E questo è testimoniato anche dal fatto che nel tempo, oltre a ritirare su le colline a voi circostanti, avete scelto di fare investimenti anche importanti in zone comunque vicine, però non
non esattamente appiccicate alla vostra cantina, come quello in territorio Barolo e quello che dicevate adesso a Marsaglia. Vorrei però tornare un attimino al dolcetto, no? Perché chiaramente siete nel Doglianese, terra di elezione per quest'uva purtroppo un po' bistrattata e che devo dire a titolo assolutamente personale invece ritengo assolutamente non solo interessante, ma spesso godibilissima e per quanto mi riguarda è un vino da tutti i giorni che ha pochi eguali, se devo essere sincero. E, quindi vi chiedo, siccome c'è un'ultima domanda, no? Che sostanzialmente è quali sono le qualità che vi proponete di ritrovare nei vini che realizzate. Io in realtà questa domanda vorrei sdoppiarla e quindi chiedervi come deve essere il dolcetto, poi sappiamo che sono i dolcetti di Anna Maria Bona, comunque cosa cercate voi nel dolcetto quando vi confrontate con questa varietà e con questo vino. E poi però più in generale vi faccio anche l'altra domanda, visto che fate anche altri vini e lavorate con altre varietà, qual è la caratteristica che deve avere un vino targato Anna Maria Bona? Rispondete come volete, l'uno, l'altro, tutte e due. Allora, sul dolcetto ne parlo un attimino io perché c'è questa storia lunghissima di 30 anni di dolcetto e la cosa, ti direi, è piuttosto semplice. Noi abbiamo cercato sempre di interpretare al meglio quello che il vigneto potesse dare. E siccome avevamo questi vigneti così diversi, nel senso che noi ancora oggi coltiviamo i vigneti di tre generazioni, ci sono quelli di mio nonno, quelli che ha piantato mio padre, quelli che abbiamo piantato noi. E chiaramente l'età, l'esposizione, la storia stessa del vigneto, ogni vigneto ha qualcosa da dare diverso dall'altro. Quindi noi abbiamo interpretato in tutti questi anni il dolcetto per quello che quel vigneto poteva dare, cercando di non fare di tutta l'erba un fascio. Infatti noi ne facciamo ben 4 dolcetti, proprio per questa filosofia di interpretare al meglio il vigneto giovane, il vigneto vecchio, quello più esposto a sud, quello che dava più freschezza. Per questo sono nati questi 4 dolcetti e ancora ad oggi, che molti ci dicono ma 4 dolcetti, poi con quel problema che è il dolcetto, sai, oggi non è proprio il vino più richiesto al mondo, noi sempre ci presentiamo con 4 dolcetti ed è sempre questa cosa, ma perché 4? Perché non mi viene neanche da pensare di eliminarne uno, perché è l'espressione di quel vigneto, di quella storia, di tutto. Cioè, per noi il vigneto è un'entità, è una persona, diciamo così, che ha una storia, che ha un passato e ha qualcosa da dire. Quello io vorrei riuscire a interpretare, quindi senza mescolarlo con un altro vigneto, senza voler incidere troppo su o cambiare quello che invece è l'espressione di quel vigneto. Per cui tutti questi anni il lavoro è sempre stato di cercare proprio di portare fuori l'espressione che era di quel vigneto e tenere le vigne separate e fare percorsi diversi. Abbiamo dolcetti che vendiamo, l'anghe dolcetto, semplicissimo, 6 mesi dopo la vendemmia, e San Bernardo, il vigneto che vedete dietro, che oggi stiamo vendendo il 2006 e fa un anno di botte grande. Sì. 2016, scusate. È un anno di botte grande. Per cui a ogni vigneto abbiamo cercato proprio di dare l'interpretazione che meritava, che probabilmente era più portato. Il San Bernardo non è mai stato portato per quello che dava a un vino di pronta beva, mentre Sorigut, i vigneti più giovani, erano espressioni più fruttate, più fresche, più immediate. Per cui ti direi proprio semplicemente interpretare al massimo quello che è il territorio, quello che è il vigneto. E devo dire che da parte mia, da bevitore, non da assaggiatore, ci tengo a precisarlo, ma da bevitore, fare un viaggio sulla vostra gamma di dolcetti è anche molto didattico per chi si approccia a questo vino, perché effettivamente si percepisce molto questa volontà di
esplorare, da un lato di dare espressione a quelle che sono le diversità che avete voi appunto come patrimonio abitato, e questo percorso permette un po' di esplorare quello che può dare il dolcetto su diverse, con diverse caratteristiche, ecco. È vero. Invece in generale, beh, la linea credo che, non so se lo vuoi dire tu, comunque il fatto di scegliere tutti i vigneti sopra i 500 metri è perché noi amiamo tantissimo la freschezza nei vini, amiamo tantissimo i profumi, la pulizia, e quindi scegliere tutti sempre i vigneti sui cucuzzoli, in alto, in zone ventilate, oltre i 500 metri, è proprio una filosofia produttiva, per cui... Sì, un po' facciamo riferimento al filo rosso che intendeva mio fratello, quello che ci collega, quello che collega un po' tutti i vigneti che abbiamo, sono appunto questa salinità e l'acidità che ricerchiamo e nei nostri vini, e cerchiamo sempre appunto una bella freschezza, e come nell'Alta Langa, anche devo essere sincero, siamo molto contenti anche per quello, siamo riusciti a trovarla. E in questo nuovo impianto siamo molto contenti della terra, dell'altitudine e dell'esposizione che abbiamo adottato per l'Alta Langa. Sì, insomma, siamo arrampicati, ci piace stare arrampicati. Beh, devo dire che continuando a guardare lo sfondo che avete alle spalle, vi siete arrampicati in un bel posto. Sì, ci siamo isolati nel nostro mondo un po'. Detto sì. Questo, io vi ringrazio perché è stata una chiacchierata assolutamente, assolutamente piacevole. Vorrei presentarti ancora una persona, posso? Sì, certo. Ho ancora 2 minuti? No, me l'avevi annunciato e me lo stavo dimenticando, ci mancherebbe. Avanti, avanti. Allora, ti presento Lucrezia, adesso arriva, perché con noi c'è stata, ti ricorderai sicuramente, Paola, è stata con noi per 5 anni, che si occupava di accoglienza e di ufficio. Paola si è trasferita a Parma per ragioni di cuore a febbraio, e oggi con noi c'è Lucrezia, che ve la presento. Ciao. E Lucrezia ha una passione per i vini, oltre che insomma ci ha già lavorato dentro un po', il sommelier eccetera eccetera, e quindi adesso ci affiancherà al posto di Paola, sia per la questione un po' diciamo di ufficio, di burocrazia, ma anche di accoglienza, perché l'accoglienza per noi è un tassello importante in questa cantina. Diciamo anche il cognome di Lucrezia. Falconieri, Lucrezia Falconieri. Ok. Falconieri. E quindi, insomma, adesso è con noi da poco. Se vuoi fargli qualche domanda... No, la domanda è se ti trovi bene, ma direi per forza di cose sì, perché... Mi trovo benissimo. Come è impossibile non trovarsi bene. Tutto lo posso immaginare, visto che conosco, insomma, Anna Maria, conosco l'azienda, conosco i ragazzi, quindi la risposta era scontata. Sì, oltretutto Lucrezia fa un discreto viaggio ogni mattina per arrivare fino qua, perché chi viene a lavorare qua deve essere disposto comunque a arrampicarsi e quindi fare un tot di chilometri. Per lei ancora di più, perché arriva da Peveragno, quindi fa un bel tratto di strada tutti i giorni, e questo gli dà ancora merito, ancora di più, perché deve affrontare anche un bel percorso prima di arrivare qua. Vedremo quest'inverno con la neve cosa succederà, perché qua abbiamo anche un bel po' di neve d'inverno, quindi le strade, vabbè, comunque fa parte di tutto il pacchetto, anche la neve. Benissimo, benissimo. Sono contento, insomma, di aver conosciuto anche il nuovo ingresso in azienda, e insomma faccio a tutti voi, a tutta la squadra, i miei auguri per, insomma, il lavoro che vi aspetta in queste settimane, nei prossimi mesi e per il futuro in generale. Chiaramente io spero di venire a trovarvi presto, adesso si stanno allargando un po' le maglie, quindi siamo tutti lì in fibrillazione, però... Certo. Spero anch'io che quando... Ormai mi sembra che la gente già si muove, qualcuno abbiamo iniziato a vederlo, quindi in totale sicurezza possiamo stare sul terrazzo e ben volentieri. Ti aspettiamo appena puoi.
Va bene, io vi ringrazio ancora per la bellissima chiacchierata. Ciao Anna Maria, ciao Lucrezia, salutaci i figli, salutaci il marito, tutta la famiglia. E... grazie mille. Ciao a tutti e ci vediamo presto. Ok, grazie, ciao ciao. Ciao.